Buongiornino a tutti. Benvenuti in Mojo, It's in a Day. Non ne vedevamo uno, mi sembra, da gennaio, se non mi ricordo male. E oggi il tema di questa giornata alimentare sarà il colore verde, che è un po' il feed sia di YouTube che su Instagram di questo mese. In più è un po' il colore della primavera, quindi secondo me ci stava ed era una cosa che comunque volevo sperimentare. Com'è andata in generale? Allora, tenete conto che io ho deciso di fare questa cosa in un momento nel quale io avevo assolutamente bisogno di comfort food, quindi per me mangiare solo verde in una giornata in cui avrei voluto mangiare schifezze e non curarmi minimamente del cucinare è stato molto molto difficile, però ci ho provato e ce l'ho fatta. Le regole che mi sono data per fare questa challenge alimentare, chiamiamola così, sono state sicuramente scegliere alimenti verdi e dove non era possibile creare un pasto adeguato con cibi solo verdi, mi sono reinventato utilizzando cibi o con colori neutri oppure che fungessero da base. Adesso vi spiego un po' com'è che è andata questa giornata. Allora, a colazione cosa ho fatto? Ho preso prima di tutto un tè molto buono della Pucca, che si chiama Pucca Tree Mints, quindi alle tre mente, non so bene se esistano tre mente, ma comunque, che non ha proprio un colore verde, però la bustina era verde e quindi mi sono permessa di usarla. In più il colore del tè, diciamo che sotto certi aspetti potrebbe anche essere visto come verde, tutto sommato. Mentre mettevo sul tè mi sono preparata uno smoothie, credo che si possa definire così, anche se non era uno smoothie ghiacciato, perché comunque la mattina presto mangiarsi cose ghiacciate non è molto salutare. Mi sono fatta questo smoothie con tre kiwi, che appunto sono verdi, una pera, che aveva la buccia verde, poi vabbè la pera di per sé non è verde dentro fortunatamente, però la buccia era verde. E poi ci ho aggiunto del latte di mandorla, che dovevo comunque finire per poter amalgamare bene il tutto, e uno yogurt bianco senza lattosio. Quindi anche qua, come vi dicevo, ho inserito due alimenti che normalmente sono bianchi, però il latte di mandorla aveva la confezione verde. Invece lo yogurt bianco, diciamo che era neutro, nel senso che poi il risultato sarebbe comunque stato verde. E infatti così è stato, è venuta fuori questa bowl verdino pastello molto molto aesthetic, diciamo. E poi ho completato tra virgolette questa bowl con dei pistacchi che ho trovato solo salati, ma vabbè, diciamo che il gusto non era particolarmente buono. Io sono abituata a colazioni molto dolci, però insomma ho rispettato la regola del verde, ecco. Per pranzo io comunque ho iniziato a fare questa cosa che appena dopo aver fatto la spesa, quindi comunque andando a fare la spesa già riflettevo sul pranzo che doveva essere tutto verde. Ho trovato questa pasta fatta con farina di piselli, che avevo già provato molto tempo fa perché la vendono all'MD dove faccio la spesa, e appunto è una pasta verde, già di per sé verde, quindi non da condire con della roba verde. L'ho fatto in emergenza in caso avessi voluto fare tipo un sugo differente o cose del genere. In realtà poi alla fine me la sono fatta con del pesto, quindi ho fatto una semplicissima pasta al pesto senza formaggio perché avrebbe stonato come colore, pasta verde al pesto verde. Poi però mi sembrava un po' poco, in realtà poi alla fine non l'ho finito il secondo che mi sono preparata, però mi sembrava un po' poco. E allora avevo pensato di fare degli involtini di cavolo verza con dentro delle bistecche di vitella che avevo lì in frigo. Peccato che erano lì in frigo chiuse, nel frattempo sono scadute, erano scadute già l'11 di aprile e io ovviamente non me ne sono accorta. Non mi capita praticamente mai, però ve l'ho detto, è stata una settimana un po' così, non ci ho fatto caso, non avevo voglia di farci caso, insomma varie cose. Quindi niente, non ho usato le bistecche, ho sminuzzato una zucchina, un porro e dei piselli che dovevo comunque finire, quindi li ho frullati tutti insieme. Ho cercato di fare degli involtini e li ho messi in padella a friggere alla fine, poi ci ho messo della, insomma ho fatto un pasticcio praticamente, però il risultato non era malissimo. Secondo me quel tipo di verdura, comunque il cavolo verza, va fatto solamente con gli involtini, va mangiato solo con gli involtini, perché così cotto senza sapere come cuocerlo in una ricetta che non sai come verrà, non è un granché, almeno a me non piace, al mio gusto personale. Poi se avete dei suggerimenti, io comunque sto cavolo verde lo devo finire, quindi
fatemi sapere nei commenti. Non ho fatto merenda quel giorno, come vi ho detto, avevo voglia di comfort food e il mio comfort food del sabato sera normalmente è una pizza surgelata, classica pizza che trovi al supermercato surgelata da me, da sbattere in forno e buona, perché avevo provato a fare delle pizze l'anno scorso, ovviamente seguendo la tendenza della quarantena, ma non mi fido di me stessa quando non sono nel mood adeguato per cucinare, quindi niente, ho comprato sta pizza surgelata e avevo voglia di quella, cioè io quella volevo mangiare e non riuscivo a comporre un pasto senza includerla perché avevo proprio voglia di quella, e quando ho tanta voglia di una cosa, se poi non la mangio degenera la situazione, quindi niente, ho fatto sta pizza che però alla fine è risultata verde, perché cosa ci ho messo sopra? Ci ho messo gli involtini avanzati dal pranzo, che poi in realtà sulla pizza si sono cotti e quindi di conseguenza sono risultati anche più mangiabili. Poi ci ho messo dei broccoli, ci ho sbattuto su un po' di pesto ancora, che a me l'abbinamento pesto-pomodoro piace molto, l'avevo detto nell'altro What Joe Eats in a Day, e poi ci ho sparso sopra del formaggio grattugiato, che vabbè, quello era bianco, però sinceramente non avevo voglia di mangiarmi le verdure così a casaccio. E basta! Credo che la mia giornata verde sia finita qua. Soddisfatta? No, assolutamente no. È un tipo di alimentazione che non mi piace. So che fa bene ogni tanto, forse può essere disintossicante, ma non riesco proprio a organizzarmi. Forse è una cosa che non mi sono studiata adeguatamente prima, avrei potuto studiarmela, invece non l'ho fatto. Insomma, l'ho gestita male. Fatemi sapere come l'avreste gestita voi qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social. E se vi piace quello che faccio su questo canale, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo domani con i preferiti di Joe, invece con il prossimo What Joe Eats in a Day ci vedremo il 21 di agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima!